Le audio letture di Manuel. Torment di Lauren Kate, ma non facciamo tempo a iniziare che già passa Alice con un ride, quindi lasciatemi ringraziare Alice, grazie mille cara, grazie mille. Ti giuro che ieri sera non mi sono accorto che nel live, se no te ne avrei fatto uno anch'io ieri sera. Non ti ho visto nella lista, ti chiedo scusa, ma grazie mille per essere qui. Buonasera anche a Giovi, ben arrivata alla nostra cara Giovanna. Quindi buonasera a tutti, grazie, grazie, grazie mille Alice. Molto probabilmente non starai neanche guardando in questo momento, però sappi che ti ho salutato e che ti ho voluto tanto tanto bene. Se dopo dovesse passare a salutarla mentre sto leggendo, ditegli che Manuel la saluta. Ok, mi raccomando, chat. È tutto nelle vostre mani. Detto questo, Torment di Lauren Kate, capitolo 18. Ringraziamento. Quando Luce varcò la soglia della sua casa a Thunderbolt, ogni cosa era identica. L'appendiabiti all'ingresso, che sembrava sul punto di crollare sotto il peso delle troppe giacche e cappotti, l'odore di detersivo e di cera che faceva sembrare la casa più pulita di quanto non fosse, il divano a fiori in salotto scolorito dal sole del mattino che filtrava dalle tapparelle, la pila di riviste di arredamento macchiate di tè sul tavolino, con le pagine preferite segnate con scontrini dell'ortolano. Dal tempo ormai lontano in cui si era avverato il sogno dell'estinzione del mutuo e di pochi risparmi per ristrutturare la casa. Andrew, il barboncino isterico di sua madre, arrivò ad annusare i nuovi venuti e diede alla ragazza un confidenziale morsetto alla caviglia. Suo padre depose il bagaglio nell'ingresso e le circondò le spalle con il braccio. Luce lanciò un'occhiata al loro riflesso nello stretto specchio vicino alla porta. Padre e figlia. Gli occhiali senza montatura gli scivolarono sul naso mentre la baciava sui capelli tinti. Bentornata a casa, Luce. Abbiamo sentito la tua mancanza da queste parti. Luce chiuse gli occhi. Anche voi mi siete mancati. Ed era la prima volta in settimane che non mentiva loro. La casa era calda e densa di profumi del ringraziamento. La ragazza li respirò tutti in una volta e immaginò con precisione ogni singolo piatto in caldo nel forno, avvolto nella stagnola. Il tacchino fritto con ripieno ai funghi, che era la specialità di suo padre, la salsa alle mele e mirtilli, i panini lievitati soffici come l'aria e torte salate di zucca e noci di sua madre, a sufficienza per sfamare l'intero stato. Doveva aver cucinato per tutta la settimana. Sua madre la prese per i polsi, gli occhi castani un po' umidi. Come stai, Luz? Tutto bene? Era un tale sollievo essere di nuovo a casa. Luce sentì anche i suoi occhi inumidirsi. Annuì e si lasciò abbracciare. I capelli a caschetto di sua madre erano più corti e laccati, freschi di parrucchiere, il che, conoscendola, era probabile. Sembrava più giovane e più bella di come Luce la ricordava. In confronto ai vecchi genitori che aveva tentato di visitare al Monte Shasta, o anche in confronto a Vera, sua madre era felice e piena di vita, del tutto estranea alla sofferenza, perché lei non aveva mai dovuto provare ciò che avevano provato gli altri. Perdere una figlia, perdere Luce. I suoi genitori avevano costruito la intera vita attorno a lei. La sua morte li avrebbe devastati. Non poteva morire come aveva fatto tante volte in passato. Non poteva distruggere la sua famiglia, non ora che sapeva di più sul suo passato. Avrebbe fatto qualunque cosa al mondo per preservare la loro felicità. Sua madre prese i cappotti e i cappelli degli altri quattro ragazzi che
che attendevano all'ingresso. «Spero che i tuoi amici abbiano fame», Shelby indicò Miles con il pollice. «Stia attenta a quel che si augura, signora». Sembrava che i suoi non avessero nemmeno fatto caso alla macchina piena di ospiti dell'ultimo momento. Quella mattina, quando la Chrysler New Yorker di suo padre era entrata dagli alti cancelli di ferro istoriato della Sword and Cross appena prima di mezzogiorno, Luz era già là ad aspettarla. Non aveva chiuso occhio quella notte. Tra la stranezza del trovarsi di nuovo in quella scuola e il pensiero di portare a casa quella ciurma bizzarra, non era riuscita a trovare pace. Per fortuna la mattina era trascorsa senza incidenti. Dopo aver dato a suo padre l'abbraccio più lungo e più forte che avesse mai dato a qualcuno, aveva buttato lì che con lei c'erano alcuni amici che non avevano posto dove andare per le feste. 5 minuti dopo, erano già tutti in macchina. E ora giravano per la casa in cui Luz era cresciuta, prendendo tutte le sue foto incorniciate a varie età imbarazzanti e sbirciando da quelle finestre da cui lei aveva guardato per più di 10 anni. Con la tazza di cereali davanti, c'era qualcosa di surreale in tutto ciò. Mentre Ariane si precipitava in cucina per aiutare sua madre a montare la panna, Miles tempestava suo padre di domande sul gigantesco rottame di telescopio che troneggiava nel suo studio. Luz sentì un moto di orgoglio per la felicità, per la facilità con cui la sua famiglia era riuscita a far sentire subito tutti al loro agio. Un clacson improvviso, all'esterno, la fece sobbalzare. Si sporse sul divano e sollevò una stecca dalla veneziana sul viale. Un taxi rosso e bianco, fermo davanti alla casa, sbuffava esausto nella gelida aria autunnale. I vetri erano oscurati, ma il passeggero non poteva che essere lei, Callie. Poi, dalla portiera, uscì una gamba inguainata, in uno stivale di pelle rossa al ginocchio, che si posò sul marciapiede di cemento. Un attimo dopo apparve il viso a forma di cuore della migliore amica di Luz. Il suo incarnato di porcellana era roseo, i capelli castani più corti dell'ultima volta che l'aveva vista, tagliati in una linea dritta all'altezza del mento. Gli occhi azzurri scintillavano e per qualche ragione continuava a guardarsi alle spalle, verso l'interno della vettura. «Cosa stai guardando?» chiese Shelby, sollevando un'altra stecca per sbirciare a sua volta. Roland si mise al fianco di Luz e guardò anche lui, giusto in tempo per vedere Daniel che scendeva dal taxi. E poi Cam, dalla portiera davanti. A Luz mancò il fiato. Entrambi indossavano lunghi impermeabili neri, gli stessi che Luz aveva visto sulla spiaggia nella scena che le aveva mostrato l'annunziatore. I loro capelli splendevano al sole per un istante, solo un istante. La ragazza ricordò perché si era sentita attratta da tutti e due alla Sword and Cross. Erano bellissimi. Impossibile ignorarlo. Una bellezza surreale, innaturale, sbalorditiva. Ma che diavolo ci facevano lì? Puntualissimi, mormorò Roland. Dall'altra parte Shelby chiese, chi li ha invitati quei due? È quel che mi stavo domandando anch'io, rispose Luz, ma non poté impedirsi di avere un capogiro alla vista di Daniel, persino in quel momento di confusione totale tra loro. Luz, disse Roland con un risolino alla vista della sua espressione, non pensi che dovresti aprire la porta? Il citofono suonò. È Callie? Gridò sua madre dalla cucina sopra il rumore del frullatore. Sì, rispose Luz, provando un dolore freddo nel petto. Aveva ovviamente voglia di vedere Callie, ma 100 volte più forte era il desiderio di incontrare Daniel, di toccarlo, di abbracciarlo, di respirarlo, di presentarlo ai suoi. Lo avrebbero capito.
avrebbero capito che Luz aveva incontrato colui che aveva cambiato per sempre la sua vita. Aprì la porta. «Buongiorno del ringraziamento!» squillò una voce dall'accento del sud e Luz dovette battere le palpebre più volte prima che la sua mente si collegasse alla vista. Gabe, l'angelo più bello e più educato della Sword and Cross, era lì nella sua veranda, fasciata da un maxi pull d'angora rosa. I capelli biondi erano un tripudio di trecce, fissate in piccoli cerchi sulla testa. La sua pelle emanava una sorta di morbida, delicata lucentezza, non molto diversa da quella di Francesca. In una mano teneva un mazzo di gladioli bianchi e nell'altra una vaschetta di gelato. Al suo fianco, con i capelli biondo platino tra cui cominciavano a spuntare le radici scure, c'era il demone Molly Zen. Jeans neri strappati e maglione altrettanto malconcio, in perfetto stile Sword and Cross. Dall'ultima volta che Luz l'aveva vista, i piercing sulla sua faccia si erano moltiplicati. Aveva un grosso tegame in equilibrio sul braccio piegato e fissava Luz con occhi torvi. Gli altri stavano arrivando dalla curva del vialetto. Daniel portava la valigia di Kelly in spalla, ma era Cam che le teneva una mano sul braccio e chiacchierava con lei, sorridendo amabilmente. La ragazza sembrava incerta se sentirsi un po' nervosa o totalmente affascinata. «Eravamo da queste parti», sorrise Gabe porgendo i fiori a Luz. «Ho fatto del gelato alla vaniglia e Molly ha portato degli stuzzichini». «Gamberetti diablo!» Molly alzò il coperchio del tegame e Luz sentì un profumo speziato in salsa all'aglio. «Ricetta di famiglia!» Mise giù il coperchio, poi spinse Luz da parte ed entrò nell'ingresso, scontrandosi con Shelby. «Scusa!» grugnirono entrambe, fissandosi con sospetto. «Oh, bene!» Gabe si fece avanti per abbracciare Luz. «Molly si è fatta un'amica!» Roland guidò Gabe in cucina e Luz si trovò finalmente davanti a Callie, e non appena i loro occhi si incontrarono, le due ragazze sorrisero d'impulso e corsero l'una verso l'altra. L'impatto tolse a Luz tutta l'aria dei polmoni, ma non aveva importanza. Si strinsero a ciascuna delle due e seppellì il viso nei capelli dell'altra, ridendo come si ride solo quando si riabbraccia un caro amico dopo una lunga separazione. Luz si staccò di malavoglia da lei e si voltò verso i due che aspettavano poco più indietro. Cam era come al solito, tranquillo, sicuro, disinvolto e affascinante. Daniel invece sembrava a disagio, e per una buona ragione. Non si erano più parlati dalla sera del bacio con Miles, e adesso erano tutti lì, insieme alla migliore amica di Luz e all'ex nemico diventato qualunque cosa Cam fosse per Daniel in quel momento. Ma Daniel era in casa sua, a una spanna dai suoi. Come avrebbero reagito se avessero saputo che cos'era veramente? E lei come avrebbe fatto a presentare loro il responsabile di migliaia di sue morti passate? Il ragazzo dal quale era attratta irresistibilmente, anche se era elusivo, riservato e a volte persino cattivo. Il ragazzo che l'amava di un amore che lei non riusciva a comprendere e che in quel momento stava collaborando con il diavolo, per dirla tutta, e che, se pensava che fosse una buona idea presentarsi non invitato a casa sua e con un demone al seguito, forse non la conosceva poi così bene. «Che ci fate qui?» lo disse con voce secca, perché non poteva rivolgersi a Daniel senza rivolgersi anche a Cam, e non riusciva a rivolgersi a Cam senza l'impulso di tirargli addosso qualcosa di pesante. Fu Cam a rispondere per primo. «Buon giorno del ringraziamento anche a te. C'è giunta voce che oggi il posto giusto dove andare era a casa tua». «Abbiamo incrociato la tua amica all'aeroporto», aggiunse Daniel, nel tono piatto che usava sempre quando le parlava in pubblico. Era formale e a Luz faceva venire una gran voglia di trovarsi da sola con lui
per comportarsi da persone vere e afferrarlo per il bavero del suo stupido impermeabile e scuoterlo finché non le avesse finalmente spiegato ogni cosa. Tutta quella storia era durata abbastanza. Ci siamo messi a parlare e abbiamo deciso di dividere il taxi, concluse Cam strizzando l'occhio a Callie. La ragazza sorrise a Luz. Mi ero immaginato una specie di cenetta intima a casa Price, ma questo è molto meglio. È una vera festa. Luz avvertì su di sé lo sguardo dell'amica, in cerca di indizi per capire cosa ci fosse tra lei e quei due ragazzi. Quel ringraziamento si avviava rapidamente a diventare molto imbarazzante. Non era così che sarebbe dovuto andare. Da Kino in arrivo, annunciò sua madre dalla soglia. Il suo sorriso si trasformò in un'espressione confusa quando vide la piccola folla. Luz, che succede? Aveva il vecchio grembiule a strisce bianche e verdi legato alla vita. Mamma, la ragazza indicò i nuovi arrivati. Questi sono Callie, Cam e... Voleva toccare Daniel con la mano per far capire a sua madre che lui era speciale, che era quello giusto, e per far capire a lui che lo amava ancora e che tra loro tutto si sarebbe risolto. Ma non ci riuscì. Rimase dov'era. E Daniel? Ah! Sua madre fissò i tre sbattendo le palpebre. Beh, benvenuti. Luz, tesoro, puoi venire un attimo? La ragazza fece cenno a Callie che sarebbe tornata subito. Raggiunse la madre sulla porta e la seguì attraverso l'ingresso e il corridoio buio con le pareti piene di foto di lei da bambina, fino alla camera dei suoi genitori, calda e accogliente alla luce della lampada. Sua madre si sedette sul copriletto e incrociò le braccia. «C'è qualcosa che vorresti dirmi?» «Mi dispiace», fece lei, lasciandosi cadere a sua volta sul letto. «Non ho intenzione di chiudere la porta in faccia a nessuno a una cena del ringraziamento, ma non pensi che bisognerebbe porre un limite? Una macchina piena di ospiti in attesa non bastava?» «Certo, hai ragione. Il fatto è che questi non li ho invitati io. Sono sorpresa quanto te. E che abbiamo così poco tempo da passare insieme?» disse sua madre accarezzandole i capelli. «Io e tuo padre siamo felici di conoscere i tuoi amici, ma ci piacerebbe stare un po' soli con te. Lo so che vi sto chiedendo molto, ma...» Luz si portò la mano di sua madre alla guancia. «Lui è speciale. Daniel, intendo. Non avevo idea che sarebbe venuto. Ma ora che è qui ho bisogno di stare con lui tanto quanto ne ho di stare con voi. Capisci? Daniel...» ripeté sua madre. «Il ragazzo... biondo e bellissimo? Voi due siamo innamorati.» Luz stava tremando. Pur con tutti i dubbi che aveva al momento sulla loro relazione, annunciare ad alta voce a sua madre che lei amava Daniel in qualche modo lo rendeva più reale. Le ricordava che a dispetto di tutto quello che era successo, lei lo amava ancora e sinceramente. «Capisco», sua madre annuì, senza che le ciocche castane si scompigliassero di un millimetro. Poi le sorrise. «Beh, non possiamo cacciar via tutti tranne lui, giusto?» «Grazie, mamma. Ringrazio anche tuo padre, però, tesoro, la prossima volta avverti prima, ok? Se avessi saputo che portavi lui a casa, avrei tirato giù dal solaio l'album con le tue foto da piccola.» Le fece l'occhiolino e le stampò un bacio sulla guancia. Non appena fece ritorno in salotto, Luz si ritrovò davanti a Daniel. «Sono felice che alla fine tu sia riuscita a tornare dalla tua famiglia», le disse. «Spero che tu non te la sia presa con Daniel per essersi portato dietro anche me», inserì Cam. Luz cercò tracce di arroganza nella sua voce, ma non ne trovò. «Sono sicuro che avreste preferito entrambi non avermi qui, ma...» lanciò un'occhiata a Daniel.
Un accordo è un accordo. Certo, replicò Luce gelida. Il viso di Daniel non tradì alcuna emozione. Poi si rabbuiò di colpo. Miles arrivava in quel momento dalla sala da pranzo. Tuo padre vuole fare un brindisi. Il modo in cui guardò Luce negli occhi le fece sospettare che stesse cercando ad ogni costo di non incrociare quelli di Daniel. Tua madre mi manda a chiederti dove vuoi sederti. Oh, beh, è uguale. Accanto a Callie? Le venne un leggero attacco di panico all'idea di dover tenere gli ospiti lontani l'uni dagli altri e Molly lontana da tutti. Avrei dovuto preparare uno schema. Roland e Arianna si erano dati subito da fare a spostare il tavolino del salotto a un capo del tavolo da pranzo. Così ora la tavolata si estendeva fino in salotto. Qualcuno l'aveva coperta con una tovaglia bianca e dorata e i genitori di Luce avevano persino tirato fuori il servizio da pranzo di porcellana del loro matrimonio. Le candele da tavola erano già accese e le brocche d'acqua riempite e non appena Luce prese posto tra Callie e Arianne arrivarono Shelby e Miles con marmitte fumanti di fagiolini e purè. Il loro pranzo del ringraziamento per pochi intimi si era trasformato in una tavola da 12 che includeva 4 umani, 2 Nephilim, 6 angeli caduti, dei quali 3 dalla parte del bene e 3 dalla parte del male, e un cane vestito da tacchino con la sua ciotola degli avanzi sotto il tavolo. Miles puntò al posto di fronte a Luce, ma Daniel lo fulminò con un'occhiata tale che lo costrinse ad arretrare. Daniel fece per sedersi, ma Shelby vi si installò. Senza nascondere un sorrisetto di trionfo, Miles sedette alla sinistra di Shelby, di fronte a Callie, e un Daniel vagamente infastidito prese posto alla sua destra, di fronte ad Arianne. Qualcuno diede a Luce un calcetto sotto il tavolo per attirare la sua attenzione, ma la ragazza tenne gli occhi fissi sul proprio piatto. Quando furono tutti seduti, il padre di Luce, che era a capotavola di fronte a sua moglie al lontano capo opposto, si alzò e batté la forchetta sul proprio bicchiere di vino rosso. «Sono famoso per i lunghi discorsi che faccio in occasioni come questa», ridacchiò. «Ma non mi sono mai trovato di fronte a così tanti ragazzi dallo sguardo affamato. Perciò andrò dritto al punto. Grazie a mia moglie Doreen, alla mia meravigliosa figlia Luce e a tutti i presenti per essere qui». Volse lo sguardo a Luce con l'espressione tipica di quando era molto orgoglioso. «È una meraviglia vedere che stai bene, che sei cresciuta e ti stai trasformando in una bellissima giovane donna, circondata da tanti buoni amici e speriamo di avere i nostri ospiti di nuovo in futuro. Un brindisi, tutti insieme, all'amicizia!» Luce fece un sorriso forzato, evitando le occhiate intralice che i suoi amici si stavano scambiando. «Giusto, giusto!» Daniel ruppe il silenzio carico di imbarazzo, levando il proprio bicchiere. «A che serve la vita senza amici sinceri e fidati?» «Parla mister affidabilità in persona», commentò Miles senza guardarlo, mentre immergeva un cucchiaio da portata nel purè. Un attimo, mi ha fatto ridere Miles. I Price erano troppo occupati a passare i piatti all'altro capo del tavolo per notare l'occhiataccia che Daniel rivolse a Miles. Molly stava versando nel piatto di quest'ultimo abbondanti cucchiaiate dei suoi gamberetti diablo, che nessuno aveva ancora toccato. «Fai un segno quando ne hai abbastanza. Ehi, mo, lasciane un po' anche per me». Cam si allungò a prendere il tegame. «Sai, Miles, Roland mi ha raccontato del tuo spettacolare exploit dell'altro giorno alla lezione di scherma.
Di sicuro le ragazze saranno impazzite a vederti. Si sporse in avanti. C'eri anche tu, Luz, non è vero? Miles, la forchetta sospesa a mezz'aria, batté confuso le palpebre, come se non afferrasse dove Cam volesse andare a parare. E quasi sperasse che Luz rispondesse che sì, le ragazze presenti, lei inclusa, erano impazzite al vederlo. Roland ha detto che Miles ha perso, commentò Daniel placido, prendendo una forchettata di ripieno. Al capo opposto del tavolo, Gabe ruppe la tensione, mandando un sonoro sospiro di soddisfazione. Santo cielo, Miss Price, questi cavolini di Bruxelles hanno davvero il sapore del paradiso, non è vero, Roland? Assentì lui. Mi ricordano tempi meno complicati. La madre di Luz cominciò a spiegare la ricetta, mentre suo marito si lanciava in un discorso sui prodotti locali. Luz si stava sforzando in ogni modo di godersi quella rara occasione di famiglia e di prestare ascolto a Callie, che le stava sussurrando che tutti i presenti le sembravano tipi a posto, soprattutto Miles e Ariane. Ma c'erano troppe altre situazioni da tenere d'occhio. Luz si sentiva come se dovessi tenersi pronta a disinnescare una bomba da un momento all'altro. Qualche minuto dopo, mentre serviva un secondo giro di porzioni, sua madre disse: «Lo sai, io e tuo padre ci siamo conosciuti quando avevamo più o meno la vostra età». Luz aveva sentito la storia già svariate migliaia di volte. «Era un quarterback dell'Antens High», la donna strizzò l'occhio a Miles. «I tipi atletici facevano girare la testa alle ragazze anche a quei tempi». «Già, i Trojans erano 12-2 quell'anno», ironizzò suo padre, e Luz aspettò la battuta successiva. «Ho dovuto solo mostrare a Doreen che fuori dal campo di gioco non ero poi un tipo così duro». «A me sembra bellissimo che ci siano matrimoni solidi come il vostro», disse Miles, prendendo un altro dei celebri panini lievitati di Miss Price. «Luz, fortunata ad avere genitori così sinceri e aperti con lei e l'uno con l'altro». Miss Price fece un sorriso radioso, ma prima che potesse rispondere, Daniel si inserì. «Ma nell'amore c'è molto più di questo, Miles. Non è d'accordo anche lei, Miss Price? In una relazione non c'è solo spasso e divertimento, che esige qualche sforzo». Ma certo. Il padre di Luz si pulì le labbra con il tovagliolo. «È per questo che si chiama impegno matrimoniale. L'amore ha i suoi alti e i suoi bassi. È la vita». «Ben detto, Mr. R», fece Roland, con una partecipazione che mal si accordava al suo viso da diciassettenne. «Lo sa il cielo se non ho visto anch'io i miei alti e i miei bassi». «Oh, andiamo», intervenne Callie, cogliendo Luz di sorpresa. La povera Callie, che non poteva far altro che giudicare i presenti dall'aspetto. «Lo fate sembrare una faccenda così seria». «Callie ha ragione», disse Miss Price. «Voi siete giovani, avete tutta la vita davanti. Dovreste pensare a godervi la vita e a divertirvi». Divertirsi. Quindi era quello l'obiettivo del giorno. Esisteva ancora la possibilità di divertirsi per Luz. Lanciò un'occhiata a Miles, che stava sorridendo. «Io mi diverto», articolò lui con le labbra. E in quel momento, per Luz, tutto cambiò. Si guardò intorno e si rese conto che, dispetto di tutto, in realtà anche lei si stava divertendo. Roland stava mostrando un gambero sulla lingua a Molly, che rideva forse per la prima volta nella storia. Cam stava cercando in ogni modo di atterrare l'attenzione di Callie, persino offrendosi di imburrarle il pane, ma la ragazza declinò con un cenno timido del capo e alzando le sopracciglia. Shelby stava mangiando come se ci fosse una gara in corso e qualcuno stava facendo piedino a Luz sotto il tavolo. La ragazza incrociò lo sguardo viola di Daniel, che le strizzò l'occhio. Si sentì la pancia piena di farfalle. C'era davvero
qualcosa di particolare in quell'assembramento di persone. Era il giorno del ringraziamento più allegro che la famiglia Price avesse mai avuto dopo che la nonna di Luz era morta. Loro avevano smesso di passare le feste da lei in Louisiana. Dunque era quella la sua famiglia. Adesso, esseri umani, angeli, demoni e qualunque altra cosa fossero. Buoni e cattivi, complicati, infidi, pieni di alti e bassi e a tratti anche divertenti, proprio come aveva detto suo padre. La vita, e per una ragazza come lei, che aveva avuto fin troppe esperienze con la morte, la semplice vita, un motivo di improvvisa, straordinaria gratitudine. «Ok, direi che ne abbiamo avuto abbastanza», proclamò Shelby dopo qualche minuto. «Di cibo, intendo dire. Tutti d'accordo? Allora, mettiamo via quel che resta». Fece un fischio e un gesto circolare col dito. «Non vedo l'ora di tornare in quel riformatorio che... frequentiamo tutti». «Do una mano a sparecchiare». Gabe si alzò di scatto, prese a impilare i piatti e trascinò una riluttante Molly con sé in cucina. La madre di Luz continuava a lanciarle sguardi furtivi, chiaramente tentando di vedere la scena dalla prospettiva della figlia, il che era impossibile. Aveva afferrato in fretta la situazione con Daniel e continuava a spostare gli occhi da lui a Luz. Lei avrebbe voluto mostrarle quanto il loro rapporto fosse solido e meraviglioso e diverso da ogni altro al mondo. Ma c'era troppa gente intorno. Tutto ciò che avrebbe dovuto essere naturale pareva forzato. Di improvviso, Andrew smise di mordere le piume finte che aveva attorno al collo e cominciò a mugolare in direzione della porta. Mr. Price si alzò, prese il guinzaglio e Luz si sentì sollevata. «C'è qualcuno che reclama la sua passeggiatina serale?» Anche Miss Price si alzò e Luz la seguì all'ingresso per aiutarla a indossare il giaccone. Poi passò a suo padre la sciarpa. «Grazie per quello che avete fatto. Mentre siete fuori, noi laveremo i piatti». Sua madre le sorrise. «Siamo fieri di te, Luz. Sempre. Qualunque cosa succeda, non dimenticartelo». «Mi piace quel Miles», commentò suo padre mettendo il guinzaglio al cane. «E Daniel è davvero notevole», aggiunse sua madre rivolta al marito con un tono d'intesa. Luz arrossì, lanciò uno sguardo alla tavola e poi rivolse ai suoi genitori un'occhiata da su per favore. «Da su, per favore, non mettetemi in imbarazzo». «Ok, buona e lunga passeggiata». Aprì loro la porta e rimase a osservarli mentre si allontanavano nel buio, con il cane che tirava il guinzaglio fino a strozzarsi. L'aria fredda le fece piacere. La casa affollata era diventata troppo calda. Poi, un attimo prima che i suoi genitori sparissero in fondo alla strada, le sembrò di intravedere un lampo di qualcosa di bianco. Qualcosa di simile a un'ala. Lo avete visto anche voi?» chiese senza sapere a chi. «Cosa?» fece suo padre da lontano, voltandosi verso di lei. Aveva un'aria così tranquilla e felice, e Luz si sentì spezzare il cuore. «Niente». La ragazza si sforzò di sorridere e chiuse la porta. Poi sentì che c'era qualcuno alle sue spalle. Daniel. Il calore che le faceva girare la testa. «Che cosa hai visto?» La sua voce era gelida, non di rabbia, ma di paura. Luz lo guardò cercando le sue mani, ma lui si era già voltato. «Cam!» lo sentì dire. «Prendi l'arco!» Dall'altra parte della sala, Cam drizzò di scatto la testa. «Di già!» Da fuori giunse un sibilo che lo zittì all'istante. Si scostò dalla finestra, frugò nel suo blazer e Luz intravide un lampo d'argento e ricordò la freccia che aveva estratto dall'esclusa. «Avverti gli altri!»
fece Daniel prima di voltarsi verso Luz. Dischiuse le labbra e lo sguardo disperato dei suoi occhi le fece pensare che stesse per baciarla. Invece, chiese soltanto: «In questa casa c'è un rifugio anticiclone?» «Dimmi che cosa sta succedendo?» Dalla cucina, Luz sentiva arrivare il rumore dell'acqua che scorreva e Gabe e Ariane che cantavano sull'aria di Heart and Soul insieme a Callie mentre lavavano i piatti. E vedeva i volti tesi di Roland e Molly mentre sparecchiavano la tavola e di colpo si rese conto che quella cena del ringraziamento era stata una messa in scena. «Ma per cosa?» Al suo fianco apparve Miles. «Che cosa sta succedendo?» «Nulla che ti riguardi», rispose Cam, senza scortesia, semplicemente esponendo un dato di fatto. «Molly, Roland!» Molly mise giù la pila di piatti che aveva in mano. «Che dobbiamo fare?» Fu Daniel a rispondere, rivolgendosi a Molly come se di colpo fossero dalla stessa parte. «Avverti gli altri e trova degli scudi. Saranno armati.» «Chi?» chiese Luz. «Gli esclusi?» Gli occhi di Daniel si spostarono di nuovo su di lei e il suo viso si rattristò. «Non avrebbero dovuto essere in grado di trovarci questa sera. Sapevo che esisteva una possibilità, ma non avrei davvero voluto portare qui tutto questo. Mi dispiace.» «Daniel», lo interruppe Cam, «quel che importa adesso è soltanto respingerli.» Un colpo sordo risuonò in tutta la casa. Cam e Daniel si spostarono distinto davanti all'ingresso, ma Luce scosse la testa. «La porta sul retro», sussurrò. «In cucina!» Per un istante rimasero tutti e tre immobili al suono della porta sul retro che si apriva. Poi si levò un grido lacerante. «Ellie!» Luz si lanciò di corsa attraverso il salotto, rabbrividendo al pensiero di ciò che la sua migliore amica aveva di fronte. Se avesse saputo che sarebbero arrivati gli esclusi, non avrebbe mai e poi mai permesso a Callie di venire a casa sua. Non ci sarebbe venuta lei stessa, perché se ora fosse accaduto qualcosa di brutto, non sarebbe mai riuscita a perdonarsi. Varcò di corsa alla porta della cucina e vide Callie nascosta dietro la sagoma minuta di Gabe. Per il momento era al sicuro. Luz esalò un respiro così lungo che per poco non collassò addosso al muro di muscoli che Daniel, Cam, Miles e Roland avevano formato dietro di lei. Ariane era nel corridoio dalle pareti bianche, un enorme tagliere da cucina tra le mani. Era pronta a fracassarlo addosso a qualcuno che Luz non riusciva a vedere. «Buonasera», dice una voce maschile, rigida e formale. Poi Ariane abbassò il tagliere nel corridoio e apparve un ragazzo, alto e snello, con un impermeabile marrone. Era pallidissimo, il viso lungo e il naso ben delineato. Aveva un'aria familiare, capelli biondi, chiarissimi, rasati, occhi bianchi e vuoti. Un escluso, che però Luz aveva già visto altrove. «Philip!» gridò Shelby. «Che diavolo ci fai qui? Che è successo ai tuoi occhi? Sono tutti...» Daniel si voltò verso di lei. «Tu conosci questo escluso?» «Escluso?» La voce di Shelby tremò. «Non è un... Lui è... Quello stronzo del mio...» «Ti stava usando», disse Roland, come se sapesse qualcosa che tutti gli altri ignoravano. «Avrei dovuto capirlo, avrei dovuto riconoscere per quello che è.» «Ma non l'hai fatto», replicò l'escluso con una voce assurdamente calma. Da una tasca interna dell'impermeabile estrasse un arco d'argento, da un'altra una freccia, anch'essa d'argento, che incoccò rapidamente. La puntò verso Roland e poi contro ciascuno dei presenti in sequenza. «Vi prego di perdonare la mia intrusione. Sono venuto a prendere Lucinda.» Daniel andò verso di lui. «Tu non prenderai niente e nessuno qui, a parte una rapida morte se non te ne vai subito.» «Spiacente, non mi è possibile», rispose l'altro, le braccia muscolose sempre tese sull'arco.
Abbiamo avuto tempo per prepararci a questa notte di restituzione. Non ce ne andremo a mani vuote. Come hai potuto, Phil? Mugolò Shelby, rivolta a Luz. Non lo sapevo, Luz, te lo giuro. Pensavo che fosse solo un tipo strano. Le labbra del ragazzo si piegarono in un sorriso. I suoi orrendi occhi bianchi, senza fondo, sembravano usciti da un incubo. Consegnatecelo senza opporre resistenza, o nessuno di voi verrà risparmiato. Al che Cam scoppiò in una lunga, sonora risata che parve quasi scuotere la cucina. L'escluso sussultò a disagio. Tu e quale esercito? Sei il primo escluso dotato di senso dell'umorismo che abbia mai incontrato. Si guardò attorno nella stanzetta affollata. Che ne dici se andiamo fuori? E ce la risolviamo tra di noi. Volentieri, rispose l'altro, con un sorriso piatto sulle labbra pallide. Cam scrollò le spalle come se stesse scegliendo i muscoli, e là, dove si incontravano le scapole, dal maglione di cashmere grigio, spuntò un enorme paio di ali dorate, che riempirono buona parte della cucina. Brillavano così intensamente da essere quasi accecanti. «Santo diavolo!» sussurrò Cully battendo le palpebre. «Più o meno», rispose Ariane, mentre Cam inarcava le ali e si precipitava oltre l'escluso e la porta, fuori in cortile. «Sono sicura che Luz ti saprà spiegare ogni cosa!» Anche Roland spiegò le ali, con il rumore di un enorme stormo di uccelli che prendono il volo. La luce della cucina scintillò sulle striature nere e oro quando lui corse fuori per raggiungere Cam. Ariane e Molly lo seguirono, spintonandosi l'un l'altra, le ali iridescenti della prima premute contro quelle bronzo scuro della seconda e sprigionando qualcosa di simile a scintille elettriche. Per ultima veniva Gabe, che spalancò le bianche ali soffici con la grazia di una farfalla, ma anche con una tale velocità e l'intera cucina fu percorsa da una ventata che profumava di fiori. Daniel prese la mano di Luz, chiuse gli occhi, respirò profondamente e spiegò le sue gigantesche ali bianche, del tutto aperte. Avrebbero occupato l'intera cucina, ma il ragazzo le tenne strette a sé. Erano luminose e scintillanti e bellissime. Luz le toccò con le mani, calde e morbide come seta all'esterno. Dentro traboccavano di energia che Luz sentiva letteralmente scorrere nel corpo di Daniel e riversarsi nel suo. Sentì vicino a lui più che mai. Sentì di capirlo completamente, come se fossero diventati una cosa sola. «Non preoccuparti, andrà tutto bene. Mi prenderò sempre cura di te». Ma quel che disse ad alta voce fu: «Resta qui, resta al sicuro». «No», lo pregò lei. «Daniel, tornerò subito». Poi inarcò le ali e volò oltre la porta. Rimasti soli, gli altri si strinsero l'un con l'altro. Miles premuto contro la porta per guardare fuori dalla finestrella, Shelby con la testa fra le mani e Cully bianca quanto il frigorifero accanto a lei. Luz la prese per mano. «Credo di doverti alcune spiegazioni». «Chi è quel ragazzo con l'arco?» chiese lei arretrando, ma senza lasciare la mano dell'amica. «E chi sei tu?» «Io sono soltanto... io». Luz scrollò le spalle, percorsa da un brivido. «In realtà non lo so. Luz», fece Shelby, con la voce di chi si sforzava di non piangere. «Mi sento una tale idiota, giuro che non lo sapevo. Tutte le cose che gli ho raccontato, volevo solo sfogarmi. Mi chiedeva sempre di te e sapeva ascoltare, così io gli ho... Non avevo idea di chi fosse in realtà, non avrei mai, mai... Ti credo», rispose Luz. Si spostò accanto a Miles per guardare dalla finestrella la veranda di legno che suo padre aveva costruito qualche anno prima. «Cosa pensi che voglia?»
Nel cortile, le foglie cadute erano state rastrellate e raccolte in mucchi ordinati. Nell'aria c'era odore di fuoco. Da lontano arrivava l'ululato di una sirena. Ai piedi dei tre gradini della veranda, Daniel, Cam, Ariane, Roland e Gabe stavano fianco a fianco, di fronte allo steccato. No, non lo steccato, si rese conto Luz, di fronte a una nera folla di esclusi, ognuno con una freccia incoccata e puntata contro la fila di angeli. Il ragazzo non era solo, aveva portato un esercito. Luz dovette appoggiarsi al tavolo. A parte Cam, gli angeli erano disarmati e lei aveva già visto cosa potevano fare quelle frecce. «Luz, fermati!» le urlò a Miles, ma lei stava già correndo fuori dalla porta. Anche nell'oscurità poteva vedere che gli esclusi erano tutti ugualmente belli e inespressivi. Erano equamente divisi tra maschi e femmine, ognuno pallido e con indosso lo stesso impermeabile marrone. I ragazzi avevano la testa rasata, le ragazze la coda di cavallo, e dalla schiena di ciascuno si levavano le ali, che erano in pessimo stato, malconce, sbrindellate, disgustosamente luride, incrostate di sporcizia, per nulla paragonabili a quelle gloriose di Daniel o di Cam o di qualunque angelo o demone che Luz avesse conosciuto. Compatti, gli strani occhi bianchi che fissavano il vuoto e le teste chine in direzioni diverse, gli esclusi formavano un orrendo esercito da incubo. Ma era un incubo da cui Luz non poteva svegliarsi. Quando Daniel si accorse di lei e degli altri sulla veranda, arretrò e le prese le mani. Il suo volto perfetto era sconvolto dalla paura. «Ti avevo detto di restare dentro!» «No!» sussurrò lei. «Non me ne resterò rintanata mentre voi combattete. Non posso stare ferma a guardare la gente intorno a me che muore per niente. Per niente!» «Ne parliamo un'altra volta, Luz!» I suoi occhi darteggiarono verso la linea scura degli esclusi vicino alla staccionata. La ragazza si mise i pugni sui fianchi. «Daniel, la tua vita è troppo preziosa per gettarla via in un attacco di nervi. Torna dentro, subito!» Nel cortile risuonò uno strillo acuto. La prima linea di esclusi alzò gli archi e incoccò le frecce. Luz levò di scatto la testa in tempo per scorgere qualcosa, qualcuno, che si catapultava giù dal tetto. Molly scese in picchiata, un'ombra nera che mulinava selvaggiamente un rastrello da giardino in ciascuna mano. Gli esclusi la sentirono arrivare, ma non potevano vederla. I rastrelli rotearono, falciando le frecce come spiglie in un campo. Molly atterrò sugli anfibi e le frecce puntate le caddero tutte intorno in una pioggia d'argento, innocue come rametti. Ma Luz sapeva che non lo erano. «Nessuna pietà!» urlò un escluso, Phil, dal lato opposto del cortile. «Portala dentro e raccogli le stelle... Portala dentro e raccogli le stelle saette!» urlò Cam a Daniel, saldando sulla ringhiera della veranda e caricando il suo arco. Scoccò in rapida sequenza tre scie di luce argentea. Gli esclusi fremettero quando tre di loro si dissolsero in sbuffi di vapore. Rapidi come un lampo, Ariane e Roland si lanciarono nel cortile, sparpagliando le frecce con il battito delle ali. La seconda linea di esclusi avanzò, preparando una nuova raffica di frecce. Mentre stavano per scoccarle, Gabe balzò sulla ringhiera. «Vediamo!» E con un'occhiata feroce, tese la punta della sua ala destra contro il terreno ai piedi degli avversari. Il prato tremò e una striscia di terra, lunga quanto tutto il cortile e larga più di un metro, si spalancò all'improvviso. Almeno 20 esclusi precipitarono nella buia voragine. Lanciarono urla rabbiose, sorde e inutili, mentre cadevano Dio sa dove. Gli esclusi dietro di loro barcollarono, fermandosi sull'orlo dell'orrendo baratro che Gabe aveva evocato dal nulla. Le teste scattarono da una parte all'altra, come per aiutare gli occhi ciechi a comprendere quel che stava accadendo. Qualcun altro barcollò sul bordo e cadde nell'abisso. Le grida si smorzarono, finché non si udì più nulla. Un attimo dopo, la terra scricchiolò come un cardine arrugginito.
e si richiuse. Gabe accostò l'ala luminosa al fianco con un gesto elegante e si asciugò la fronte. «Ecco, questo dovrebbe aiutare». Ma subito, un'altra pioggia di dardi argentei venne giù dal cielo. Uno si piantò sull'ultimo gradino della veranda, accanto ai piedi di Luz. Daniel lo strappò dal legno, caricò il braccio e la scagliò come una freccia letale dritta nella fronte di un escluso che avanzava. Ci fu un lampo, simile a un flash di una macchina fotografica, e il ragazzo dagli occhi bianchi si dissolse nell'aria senza nemmeno il tempo di lanciare un grido. Lo sguardo di Daniel corse a Luz, la toccò, quasi non riuscì a credere che era ancora viva. Al suo fianco Callie deglutì. Lo ha davvero? Sì, rispose Luz. Non lo fare, Luz, dice Daniel. Non costringermi a trascinarti dentro con la forza. Devo combattere, tu devi andartene, subito. Luz aveva visto abbastanza. Si voltò per rientrare, porgendo la mano a Callie, ma una volta giunta sulla porta di casa, rimasta aperta, si ritrovò uno spettacolo terribile. Tre esclusi, in casa sua, gli archi d'argento, pronti a scoccare. «No!» ruggì Daniel, precipitandosi per farle scudo. Shelby si lanciò dalla cucina sulla veranda, chiedendosi la porta alle spalle. Si udirono i tonfi delle tre frecce, che si piantavano nel legno dell'altro lato. «Ehi, lei non è tenuta a partecipare!» esclamò Cam dal prato, accennando con la testa a Shelby prima di piantare una freccia nel cranio di un'esclusa. «Ok, nuovo piano!» mormorò Daniel. «Cercate un riparo qui fuori, tutti voi!» Si rivolse a Callie, Shelby e, per la prima volta in tutta la serata, a Miles. E prese Luz per un braccio. «Non ti avvicinare alle stelle saette!» la pregò. «Promettimelo!» Le diede un rapido bacio. Poi li sospinse tutti verso la parete. Splendore di tante ali angeliche era tale che i quattro ragazzi dovettero proteggersi gli occhi con le mani. Si accovacciarono e strisciarono lungo la veranda, l'ombra della ringhiera che danzava su di loro, mentre Luz li guardava verso il cortile laterale. Doveva pure esserci un riparo lì da qualche parte. Altri esclusi sbucarono dalle ombre tutto intorno, tra i rami degli alberi sullo sfondo, da dietro le aiuole sopraelevate, dalla vecchia altalena tarlata che Luz usava da bambina. Gli archi d'argento scintillavano alla luce della luna. Cam era l'unico della loro parte ad averne uno. Non si fermava mai a contare gli avversari che abbatteva. Tagliava una freccia dietro l'altra, con precisione letale, nei loro cuori, ma per ogni escluso che andava in polvere, un altro pareva prendere il suo posto. Quando finì le munizioni, sradicò da terra il tavolo da picnic che stava lì da decenni e lo sostenne con il braccio a in modo di scudo. Raffiche di frecce piombavano e rimbalzavano sulla superficie di legno per sparpagliarsi ai suoi piedi. Si chinava, le raccoglieva e le scoccava. Gli altri, invece, dovevano essere più creativi. Roland batteva le ali dorate con tanta forza da creare un vortice di vento che rigettava le frecce da dove erano venute, spezzando via file di esclusi a ogni colpo. Molly caricava il nemico mulinando i rastrelli come le spade di un samurai. Arian aveva divelto l'altalena di Luz e le faceva roteare come un lazzo, deviando le frecce e spendendole contro la staccionata. Gabe scattava in avanti e le raccoglieva, staccandole dal legno, turbinava e sferzava con la furia di un derviscio, colpendo ogni escluso che si avvicinava troppo, sorridendo dolcemente ogni volta che l'argento mordeva le loro carni. Daniel aveva raccolto i vecchi ferri da cavallo arrugginiti del portico dei Price, li scagliava contro gli avversari, abbattendone anche tre in un colpo, quando il ferro rimbalzava da un cranio all'altro. A quel punto saltava loro addosso, strappava le stelle saette dagli archi e le piantava loro nel cuore. Alla fine della veranda, Luz vide il capanno che fungeva da deposito per suo padre e fece cenno agli altri di seguirla. Si gettarono tutti e quattro oltre la ringhiera, rotolarono sull'erba e corsero a testa bassa in quella direzione.
Erano a un soffio dalla porta quando Luce udì qualcosa che sibilava nell'aria. E Callie mandò un grido di dolore. «Callie!» urlò voltandosi. La sua amica si sfregava con la mano la spalla con la freccia che la freccia aveva colpito di striscio. Ma, a parte quello, era incolume. «Mi ha fatto male!» Luce tese un braccio verso di lei. «Come hai fatto a...» Callie scosse la testa. «Giù!» gridò Shelby. Luce si gettò in ginocchio, trascinando gli altri con sé e tirandoseli dietro nel capanno. All'interno, tra le ombre polverose degli attrezzi di Mr. Price, del tosa erba e del vecchio equipaggiamento sportivo, Shelby strisciò al suo fianco. Aveva gli occhi lucidi e le labbra che tremavano. «Non riesco a credere che stia succedendo davvero!» sussurrò stringendole un braccio. «Non puoi capire quanto mi dispiaccia. È tutta colpa mia. Non è vero», si affrettò a rispondere Luce. Shelby non poteva sapere che cos'era realmente Phil, che cosa voleva da lei, cosa sarebbe successo quella sera, e Luce sapeva cosa significasse portarsi dentro la colpa di aver fatto qualcosa senza capire. Non l'avrebbe augurato a nessuno, meno di tutti a Shelby. «Dov'è adesso?» chiese Shelby. «Vorrei ucciderlo con le mie mani, quel mostro!» «No!» Luce la tiene giù. «Se metti i piedi fuori da qui, sarai tu a farti uccidere!» «Io non capisco!» disse Callie. «Perché qualcuno vorrebbe farti del male?» In quel momento Miles si alzò e andò verso la porta del capanno. Un raggio di luna rischiarò il kayak di Mr. Price che teneva alto sopra la testa. «Nessuno le farà del male», dichiarò, e si lanciò fuori, dritto nella battaglia. «Miles!» gridò Luce. «Torna indietro!» Si alzò per corrergli dietro, ma rimase paralizzata alla vista del suo amico che scaricava il kayak addosso a uno degli esclusi, Phil. Gli occhi bianchi si dilatarono e il ragazzo mandò un urlo, crollando a terra sotto il colpo, inchiodato e impotente, le luride ari frementi. Per un istante Miles sembrò brillare di orgoglio e anche Luce si sentì un po' orgogliosa di lui. Poi un'esclusa, bassa e minuta, corse verso di loro, inclinò la testa con un cane, come un cane, in ascolto di un fischio silenzioso, levò l'arco e puntò la freccia a bruciapelo contro il petto di Miles. «Nessuna pietà», disse una voce atona. Miles era inerme davanti a quella strana ragazza che non sembrava capire nemmeno il significato della parola pietà, neanche per il ragazzo più gentile e innocente del mondo. «No!» gridò Luce, correndo fuori dal capanno con il cuore che le rimbava nelle orecchie. Sentiva la battaglia che le infuriava intorno, ma non riusciva a vedere altro che la freccia puntata e pronta a penetrare nel petto di Miles, pronta a uccidere ancora una volta un suo amico. La testa dell'esclusa si volse, i suoi occhi ciechi puntarono su Luce e poi si dilatarono appena, come se, proprio come aveva detto Ariane, potessero vedere l'anima di Luce che ardeva. «Non colpirlo!» Luce alzò le braccia in segno di resa. «È me che volete!» «Scusate, non pensavo che fosse finito il capitolo, cioè... È stato davvero brusco come finale di capitolo, madonna mia. Un attimo solo che mi soffio il naso, ragazzi, che sto morendo. Allora, aspetta che adesso vi leggo i vostri messaggi. Ciao Loriana, eccomi, anche se non so quanto durerà la connessione. Dai, speriamo bene. Tiziana, che casino. No, in effetti, veramente. Sara, no, vabbè, non poteva fermarsi così. No, in effetti è stato un finale che io non mi aspettavo. Proprio vado avanti, ero lì che dicevo, ma non ci sono più le parole. Poi vedo tipo capitolo 19, porca puttana, è finito il capitolo.
No, lo leggiamo il capitolo 19, lo leggiamo, non vi preoccupate. Allora, Giovi, ma sono rimasta di cavolo, anch'io tantissimo. È stato, vabbè, un capitolo incredibile, cioè, se ci pensate, è partito che noi ci aspettavamo, la cena il ringraziamento dei genitori di Luz, poi ce li ritroviamo tutti quanti presenti. Ci siamo ritrovati Daniel, Cam, Molly, cazzo ci faceva Molly lì, Gabe, cioè è stato incredibile, che... Mamma mia, che capitolo. Botte, sangue, violenza, ale ale, dice Dimitri. Che confusione, sarà perché leggiamo. Eli che dice, ma perché? Tiziana, comunque Daniel, Cam e Miles alla stessa tavola, per nulla imbarazzante. No, infatti era un momento, poi vabbè, c'è un certo punto Miles che ha fatto una battuta contro Cam, siccome io mi immagino la scena, no, quando io leggo mi devo immaginare la scena per provare ad utilizzare la voce giusta, perché devo, diciamo, tentare di capirla, anche se a volte non è ben descritta, per poi portarla a voi il più verosimile possibile, perché se c'è una scena di lotta, quindi c'è un momento di concitazione, e io leggo le parole tipo non fargli del male, non funziona la cosa, no? E quindi me la stavo immaginando nella mia testa, mi sono immaginato Miles che piglia per il culo Daniel, e mi è scappato da ridere, cioè ho avuto seriamente paura a un certo punto di dover interrompere la lettura perché non riuscivo a non ridere, è una roba incredibile. E gli dice, gli scrittori devono perderlo sto vizio del cavolo. Gatta Meglia, il 19 vi farà sbarellare, madonna mia. Giovi, imbarazzante a dir poco, eh sì. Va bene ragazze, leggiamo anche il 19, però facciamo una piccola pausa, così se dovete andare in bagno, volete dare un attimo un'occhiata a Sanremo, noi ci vediamo fra 5 minuti, poi ricominciamo. Mi raccomando, perché leggiamo il capitolo 19, che... Doriana ci ha già anticipato che ci farà sbarellare, come se questo ci avesse lasciato tranquilli, tra l'altro. Comunque, 5 minuti di pausa e poi torniamo. Non mancate.